Scusate, bestiacce, bentornati, è un piacere avervi qua. Mi si sente? Sì, invecchiare. Invecchiare potrebbe essere qualcosa di definibile romantico, perché è la vita, non un processo naturale delle cose, oppure può anche semplicemente vuol dire avere la tachicardia alzandosi dalla sedia. Bestiacce, stasera si continua Elden Ring, stasera si picchia il ferro finché è caldo, finché it's hot and it's fit. Andiamo avanti con l'Accademia di Lucaria, la zona nord-ovest di tutto del gioco. Mi vedrete in altre zone, perché nel mentre sapete che io sto facendo una serie che si chiama Off Screen su YouTube, dove gioco parallelo a questa serie e lo porto avanti, perché altrimenti si metterà in una vita. Achille, grazie Elec Fire, grazie Gessicona. No, grazie Sicona per i... Sì, no, tutti e due, grazie mille bestiace. Per i 3 e per i 7, bellissimo, bellissimo. Come la va? State bene? Eh? Dio, Dio. Io mi nutro ogni sera a panini. Il panino è sottovalutato. Il panino è un cibo veloce, ma che ha dentro tutti gli ingredienti. È sottovalutato e a parte provocare, se consumato, quella che in termine tecnico si chiama caccadura, però per il resto è un ottimo ingrediente, è un ottimo piatto, un buon piatto, veloce da fare, ci sta. Fatelo anche i panini, sì, non gli hamburger, attenzione, hamburger, carne, la carne rossa un po' t'ammazza se la consumi tutti i giorni, invece il panino no, ci puoi ficcare quel cazzo che vuoi, anche la carne rossa ad esempio. Vabbè, va a gusti, fate voi. Con il pane di mais è il top, no, mi piace normale, con un sapore normale. Kurosaki, Cacci, Neffo, Matteo, Sara, mannaggia, Devil, Andrea, Zadek, è quello lì che ringrazio per la scorsa puntata che abbiamo fatto, che trovate sempre su Off Screen insieme. Poi Eima 8, poi minchia, non riesco a leggervi, fermi. Gabrimen, Imperius, bentornato Imperius, perché è una vita. Chinax, Patata, Matti, Daxin, eccolo lì. Gicastra, scusate, 8, Volante, chiamami Gauro, Guaro, perdonami, Angelica, Christian, Streamlabs, eccolo lì, il nostro amico moderatore automatico bot, Why You're Watching My Name, Massimo, poi Nezuko, Gon, Marocchio, che Marmocchio? Anche Marmocchio? Non lo so, Grace, Vale, Ben 10, Stella, ultimo ma non ultimo, Power Souls. Direi che ci siamo, direi che è anche in linea con il gioco. Allora, ieri c'è stata una live abbastanza pesante, al limite, la Horror Night con Marta è morta si fa sentire, è un gioco horror particolare, quindi vi ricordo ogni volta che c'è la Horror Night su Marta è morta di fare attenzione, non c'entra un cazzo questa sera, però ve lo ricordo, perché comunque potrebbe essere materiale che può urtare la sensibilità altrui. E noi non vogliamo ciò, non vogliamo assolutamente urtarvi. No, cioè lo dico col sorriso un po' come i giornalisti che dicono che cazzo ne so, che è crollato un palazzo, sono morte 30 persone, ma lo dicono col sorriso. Non è che lo dicono, non è che sorridono perché stanno ridendo della cosa, sorridono perché è un sorriso di facciata, serve a presentare la notizia. Moriremo tutti. Non è, vedete, non è che lo dico perché godo del fatto che moriremo, lo dico perché questo sorriso serve a presentare in modo più pratico la notizia. Avete capito, no? Ottimo, bene, l'importante è capirsi. Quindi, c'è Marta è morta, il lunedì, che è un gioco che disturba, ed è disturbante. E mi raccomando, non fatevi disturbare, eh? Dico solo questo. Partiamo? Eh? Eh? No, no, non ci godo un pochino, non ci sto godendo, ragazzi, non, assolutamente no, assolutamente no. Facciamo un esperimento. Come vedete i colori? Vedete i colori smarmellati? Wow! Perché in questo preciso istante io ho l'HDR attivo e vorrei evitare di avere lo stesso problematica che abbiamo avuto in live l'altra volta. Però probabilmente è stato un attimo un bug dell'applicazione, perché in realtà adesso mi sembra che, nonostante abbia l'HDR attivo, non è che bisogna entrare nel gioco effettivamente per vedere. Facciamo così, giochiamo, vediamo che cazzo succede. Se dovessero esserci problemi con i colori, al massimo tolgo l'HDR dalla console e siamo a posto. Vedo i colori con gli occhi, perfetto, perfetto. Si vedono i colori, buono, buono. Per chi ha problemi di vista, un controllino, se lo facci fare. Però a me sembra di vedere tutto quanto nella norma, giusto? Sì. E allora non so che cazzo era l'altra volta che mi dicevate: Dino, il verde lo vedo blu, il blu lo vedo... Ah, la meravigliosa terra di Caelid, perché i nomi in questo gioco sono uno scioglilingua uno dopo l'altro. Cheat, sono daltonico. E chi stai citando? È un daltonico. Si vede? Si vede bene? Sono i colori normali? Eh? Com'è? Guardate gli acquedotti incredibili della città. Quando le live in 4K? Sai che non si può fare? Io pensavo di sì, ma non si può fare su Twitch. Che stronzata. Solo su YouTube si possono fare. Ed è per questo che inizieremo le live su YouTube. No, assolutamente no, Amazon. Sto scherzando, Amazon. Non ti tradiremo mai. Chi è? Yaki, ho appena finito di vedere l'ultimo episodio di Offscreen. Non stai giocando alla quest di Ranni anche se hai... colpito Senna, hai 2 metodi per continuarla. Grazie, grazie. Sì, lo so in realtà, perché voi siete indietro. Nel senso, voi siete indietro rispetto a quello che io sto giocando in off screen. Ovviamente io sono un passo avanti, sempre a voi. No, semplicemente perché registro più gameplay insieme e quindi adesso mi vedete qua per ovvi motivi. Lo sapete anche voi che l'avete già giocato il gioco, perché io sono qui. Ma non è qui che dobbiamo essere, quindi ci teletrasportiamo. No, ho sbagliato i tasti, sbaglio i tasti. Ci teletrasportiamo. Quanti... beh, mica ho 20.653 rune, ma quasi quasi un livellino, io lo farei. Ce la posso fare? Aspetta, quanto mi serve per livellare? 28.000, ma sì, ce la faccio. Ce la faccio io! Credo di farcela. Guarda, usiamo questo e saliamo a... solo? Minchia, sto odiando il fatto che sto sbudellando cani Tyrannosaurus, come quelli che vedete qua nella prateria, che ti uccidono con 2 colpi, anzi con 1, eppure nonostante questo continui a prendere da loro 1000 rune. Sto odiando tutto ciò, sto odiando tutto ciò. Perché non li ho usati insieme? Fortemente. Ma quella spada è già, perché sto andando avanti. È la spada del limiere, ragazzi. La nuova build. Mi sono anche preso un nuovo scudo che vi faccio vedere, che però mi sa che ho fatto una stronzata. Ok, dovremmo esserci 31.000 anime, forse anche troppe. Io direi di puntare ad alzare un pelino destra. Tempra, volevo tirare tempra 25, ragazzi, e poi continuare a tirar su un po' di vitalità, perché la vitalità è il sale della vita. E come qualcuno di voi mi ha suggerito, Dino, fai attenzione, la barra rossa che vedi in alto a sinistra è la barra della vita. Grazie per i vostri consigli, ragazzi, dopo 30 anni di videogioco non avevo mai capito cosa fosse quella barra rossa nei videogiochi in generale, adesso lo so, grazie al vostro aiuto. Allora, via di qui, fuori dai coglioni, teletrasportiamoci. Dov'è che è il... dov'è che si mena? Dov'è che era il teletrasporto della signorina? Cancello principale dell'accademia? Chiesa del cuculo? Aula scolastica, aula di dibattito, cancello meridionale della... forse era aula scolastica, chi lo sa. Grazie alle mie 2 lauree, quello a destra. Di che? Aula, ma ci sono due aule, adesso... Aula. Ma perché siete fatti così? Siamo fatti così. Quale dei due? Aula di dibattito. Ottimo. A sinistra della scuola ci sei andato? No, ci dobbiamo andare. Dobbiamo esplorare un po' tutto, ragazzi. Allora, mi fermi. Piccolo aggiornamento sull'equipaggiamento, poi non vi rompo più i coglioni. Allora, intanto mi devo levare questo. Via. Ma sono in mutande? Bene. Ho trovato un'arma rarissima. No, non sono in mutande. Cos'è che mi manca? Ah, sì, mi sono tolto i bracciali per poter... Mi sono messo questo scudo a torre, che però non difende 100% fisico, difende 95% fisico. Motivi ignoti. Mi aumenta un pochino la difesa in generale al resto, alla magia, cazzi, mazzi. Quindi ho deciso di metterlo, che male non fa. E in più abbiamo lo spadone del limiere, che fa questa abilità incredibile, spettacolare, grazie alla sua destrezza, grazie alle sue movenze, grazie ai suoi tagli, bla bla bla. Mi è costato la vita reperirlo. E ho anche trovato a cazzo, che a breve vedrete nella puntata dedicata su YouTube, delle spadine interessanti. Una l'ho trovata con Zadek e l'altra l'ho trovata a cazzo girovagando, un'arma tra l'altro unica e rara, girovagando in un dungeon che ho trovato a est. Ve lo dico, se volete ve lo dico anche dov'è. È qua. Non so che sono notizie, sono cose inutili, però c'è un dungeon carino, vicino al forte Gael settentrionale, qui, si entra alla caverna carceraria, esatto, e praticamente ti fai tutto il giro e sbuchi da qua, ragazzi, sbuchi da qua a Sepolcred. E qua, esattamente dove c'è questo spiazzo, o qua da qualche parte sulla spiaggia, no, forse qua sotto, trovi quella spada lì. Una spada che io non vi dico un cazzo, prendetela. Prendetela e godetene tutti. Questo è il mio sangue. No, lo scudo non ha alcuna abilità, gliel'ho levata. Gliel'ho tolta perché gliel'ho tolta. Io non mi ricordo più la strada che devo fare, ma la faccio, eh. Dovrei andare di qua, teoricamente, schivare i colpi di mitragliatrice. Ah! E se ci incastriamo col pavimento le dura, eh. Ah ah! Eccoci. Eccoci. Però mi ricordavo che un colpo riusciva a raggiungermi, invece no. Magistrale. Tutto ciò perché siamo stronzi e un teletrasporto, una grazia vicino alla boss fight sarebbe costato troppo. Un bel sanguinamento con quello scudo non sarebbe male, ma sai che in realtà io detesto questa cosa di Elden Ring legata all'abilità dell'arma. L'abilità dell'arma la puoi avere ovviamente due abilità dell'arma, l'arma sinistra e l'arma destra. Il problema è che prevalica l'arma sinistra, ossia quello dello scudo. Quindi è un po' una merda. A meno che ti cambi l'armamento. Io non ho mai provato a mettermi la spada qua, ma non credo di poterlo fare, perché le armi a sinistra, no, vedi, è per gli archi, per gli scudi e per tutte le catalizzatori, cazzi e mazzi. L'arma a destra invece è per le armi da taglio, melee. Quindi non si può neanche fare. E il problema è che appunto l'abilità prevalica sull'arma sinistra. Perciò se io adesso utilizzo l'abilità... Vabbè, adesso perché ho messo l'abilità, nessuna abilità. La cenere, nessuna abilità. Tu dimmi che stronzata, in modo tale da poter usare l'altra abilità della spada. Ma se avessi avuto un'abilità tipo l'abilità dello scudo, il colpo di scudo, che era l'abilità di questo scudo qua, avrei fatto il colpo di scudo. Così, a cazzo. È una cosa che mi fa un po' cagare. E poi comunque devo potenziarmi comunque la spadina. Perché mi sto mettendo a bere il tè? Non è il momento. Salve, sono qua per rovinarvi la festa, posso? Ma la smetta! E una è andata, dov'è l'altra che canta? Eccola qui! Là c'è l'altra. Fef! Oh, c'è il candelabro. È scesa? Dov'è la nonna? Eccola qua. Che carina. Muori! Perisci! Vai così, picchia! Aia! Aia! Oh merda, no, sta facendo quell'attacco impostile. Levati dal cazzo, via! Levarsi! Aia, porca puttana! Avete visto la potenza? Ma perché io c'ho 5... C'ho solo 5... Come si chiama? 5 pozioni? Starei cercando... Madonna santa! Dov'è quelle che cantano? Là, qui ce n'è una. Via! Levarsi! Ci stiamo cacando sotto, eh. È la seconda fase, ovviamente, il problema. Alla seconda fase... No! Dove cazzo sono quelle stronze? Eccola lì! Trovata! Veloce, 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 veloce. No! Colpisci lei! È andata giù? Ci siamo? Ok, seconda fase, ragazzi. Via! Buono. Ok, dai, vediamo di riuscire a seccarla, sta Rennala, e capire un po' chi cazzo è. Oh boy. Muori. Soffri. Cazzo. Non ho già punti abilità? Che è davvero? Allora. Devo stargli sotto. Guardalo qua. Questo è lo stronzo di Darwin. C'ha un nome tutto suo che non so quale sia, però sono sicuro che... Soffri. Devo stargli sotto. No! No! Dai che... La stamina! La stamina di merda! Dai! Oh! È andata! Piccola Ranni, figlia mia adorata. Vabbè, questo lo so già perché l'ho scoperto nell'altra puntata. Intessi i fili. Rimembranza della regina del plenilunio. Plenilunio, quello che ti fa i piedi. Ok. Runa maggiore del mai nato. Oh. Eccola qui. Che delicata che è questo personaggio qui. Importantissimo, tra l'altro. Che è delicata. Cosa stai dicendo? Ho perso una ciabatta nel fomento che picchiavo la donna. Eccoci qua. Allora, fermi. Cosa ho trovato? Prima di tutto la runa. Utilizzabile per la perfezionare la rinascita. Uovo d'ambra ghermito da Rennala, regina del plenilunio. Runa maggiore dei semidei mai nati. Affina coloro che assorgono una nuova vita. Giustamente, semidei mai nati. Io adesso ho un altro item che vi faccio vedere che ci permette di fare la rinascita. Adesso vedremo che cazzo è. Figli condotti alla rinascita da Rennala sono fragili e destinati a breve esistenza. Buono così. Essi esseri inesorabilmente imperfetti. Bellissimo, una descrizione che proprio sotto la patente, sotto la mia faccia c'è questa descrizione. Essere inesorabilmente imperfetto. Ok. E poi abbiamo trovato la rimembranza di Rennala. Andiamo a leggere sta cazzo di rimembranza di Rennala affinché finalmente capiamo un po' chi diavolo sia lei. Però dovrebbe essere un oggetto chiave, non è vero? E dov'è? Dove sta? No, è questa la rimembranza. No, che cazzo dici? Dov'è che la trovo, ragazzi? Non mi ricordo più. Possibile che non mi ricorda un cazzo? Armi da mischia. Dove merda è la roba di Rennala? Non l'anima, la rimembranza. Qua. Perché non trovo le cose? Nei consumabili. Ah, è un consumabile. Eh beh, giustamente. Ceneri. Nelle informazioni. Torace, scudo, dart, arma, ceneri. Stregoneri, oggetti essenziali. Non è un oggetto di rinforzo. È qua? Figa, non riesco a trovare le cose in sto gioco nel menu. Vi rendete conto? Sarà qua. Dov'è? Non c'è. Dove cazzo è? È in strumenti? Non c'è, ragazzi. Ah, è qua! Figa, non la vedevo, scusate! Perché è blu, solitamente è gialla. Avevo sta cosa che è gialla, è blu. Che deficiente, scusatemi. Rimembranza di Rennala, regina del plenilunio scolpita nell'albero madre. Scolpita nell'albero madre. Ok. Il potere che racchiude può essere sbloccato dalla leggidita e fin qua. In alternativa può essere usata per ottenere una grande quantità di rune. In gioventù Rennala giunse a godere di grande fama presso l'Accademia grazie alla magia lunare della quale era maestra. E infatti ci scaglia addosso la luna, che manco Thanos. Inoltre guidò i cavalieri della Scintipietra ed elevò casa Caria fin sul trono reale. Ottimo. La casata dei cavalieri cariani che abbiamo visto prima, che sono questi maghi e cavalieri che utilizzano la magia. Tutta la zona di Lucaria è sotto il suo casato. Infatti noi ritroviamo sempre sti stronzi dei maghi. Buono, buono. Io ho trovato questo oggetto qua, questo oggettino caruccio a Sofria. Dovrebbe essere un oggetto chiave che ci permette di rinascere. Adesso ve lo leggo, eh. Eccolo qua, guardate. Lacrima di larva. Nucleo di una creatura di imitazione nota come lacrima d'argento è al contempo un organismo vivente e una sostanza. Materiale necessario all'uovo d'ambra cullato da Rennala, quindi quello che c'è in mano lei adesso, regina del plenilunio. per condurre alla rinascita. La rinascita permette la ridistribuzione degli attributi potenziati dall'avanzamento di livello. Quindi io volendo adesso penso che potrò andare da lei e rifarmi il PG, completamente a cazzo, che è una meccanica che non è per niente, cioè non male come roba, potersi rifare da capo tutto il pupazzo. Quindi ci sta. Non indugiate oltre palesateli. Anelate i tumuli per risorgere a miglior vita? No, non... Parla. Dao. Brami forse la rinascita? Per diventare tesoro dischiuso dal mio uovo adorato. Quindi se rinasco, rinasco in forma di semidio? Perché da quell'uovo dice che rinascono i semidei. Quindi se io faccio la rinascita con lei, teoricamente si conferma che io sono un semidio. Estetica? Can I change my fucking sex? This is amazing. Sei già un semidio. Sì, perché adesso ho la runa di Geraldo, lì, come si chiama? Godfrey. No, God... Dio Cristo, questo gioco mi fa incazzare. Com'è che si chiama l'altro stronzo? Godrick, chi ha la runa è teoricamente un semideo, ha la forza di un semideo. Estetica, vediamo un po'. Sì! Bello! Ma costa qualcosa sta roba? No. Potrò tornare sempre qua. Confermatemi se posso tornare quando cazzo voglio e ricambiarmi la faccia. Quando voglio? Bellissimo. Annullare le modifiche. Yes. Adesso lei mi dice, mi prendi per il culo, ho idea della fatica che devo fare io per catalizzare il chirurgo. Un chirurgo antico, lei. Rinascita. Oddio, ho paura. Vabbè, vediamo solo che... Usare la lacrima per accettare... No, 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 vabbè, so già che cosa fa, però... Sarebbe carino vederlo, però ragazzi, non ho bisogno di modificarmi il PG, me lo sto costruendo abbastanza bene, quindi... Cioè, per i miei gusti, quindi me lo mantengo così. Ma non posso chiedergli nient'altro? Non inquietarti né spaurirti, ti darò alla luce nella bellezza come tesoro adorato. Vediamo se mi dice altro. No, semplicemente mi fa partire la... Bene, quindi... Però il fatto che lei non l'abbiamo uccisa, diversamente dagli altri, da Godrick, che l'abbiamo ammazzato e l'abbiamo poi trovato morto, calpestato dal suo schiavo del castello. Oddio, però... Sì, no, l'abbiamo ucciso noi. L'abbiamo ucciso noi. Però anche lui è tornato in forma umana, tra virgolette. Da innestato che era, è tornato in forma umana. Anche lei adesso... Non lo so. Ah, ma su un trono? Che cazzo? Ah, è seduta su un seggiolino per cullare, giustamente. Bene, bene, bene. Il cambio estetico lo puoi fare anche dallo specchio che c'è alla tavola rotonda. C'è uno specchio alla tavola rotonda? Non l'ho mai visto. Devo controllare bene anche la tavola rotonda. Ci sono stato pochissime volte. Pochissime volte. Non so se puoi ammazzarla. No, ma non credo di volerlo farlo. È troppo utile come personaggio. Dalla tipa degli abbracci? Ah. Allora. Quanti... Ho 42.000 anime. Rune, scusate. È molto diverso, molto diverso. Quindi posso farmi un livello. Mi viene il mal di denti quando non posso fare più di un livello, mi girano proprio i coglioni, dopo aver fatto una boss fight del genere. Portiamo su Tempra 25, ottimo. E la prossima volta, le cose che porteremo su, ragazzi, ci iniziamo, non incazzatevi, ma va fatto, perché c'è un'arma che mi richiede o intelligenza o fede, non mi ricordo, e io, o forse arcano, e io voglio provarla, che è un'alabarda del Draconica, che mi piace un botto perché fa danno da elettrico e di ghiaccio. Adesso ve la faccio vedere. Però mi richiede una di queste tre robe e devo arrivare a tot livello per farlo. Quindi... No, forse non... No, non mi richiede un cazzo in realtà. Forse non mi richiede niente. No, potevo già portarla, è vero. Potevo già portarla. Comunque è questa la barda qua. Questa qui. Alabarda del draco, alabarda a forma di draco, ammantata da ghiaccio e fulmine. Purtroppo i soldati draconici, vabbè, io non ve lo sto neanche a leggere perché tanto non avreste neanche idea di chi diavolo sia un soldato draconico senza vederlo in faccia. Qui c'è... chi è? Non è Marika questa? No, perché non ha le tette. È un'altra divinità. Chi sarà mai? Lei era sposata con... non mi ricordo un cazzo... Posso buttare giù sta pila di libri? Ah no, non posso attaccare qua. Posto aureo, posto... buono. Sarebbe da esplorare per bene questo posticino qui. Ah, le culle là in alto, che figata. Se c'è qualcosa qua nascosto, boh. Madonna che luce. Posso passare qua sotto? No, che sfiga. I grandi segreti. Non è che c'è un muro nascosto? No, non credo. Aspetta che qua forse c'è un passaggio. C'è un forziere. Non l'avevo manco visto. Serve la chiave. È chiusa la chiave. Datamela. Semplice. C'è un baule, Dino. Non si può aprire, ragazzi. Puoi usarla, non è bloccata. È scritto chiusa chiave. Mi attengo al testo, non è che... Come facciamo? Cioè, come facciamo? Dove andiamo? Tutto qua? Basta? Nessun teletrasporto, nessun passaggio. Continuiamo ad esplorare l'accademia, immagino. Direi. Non è vero? La spada, dicono nel baule? Sì, sì, la spada la posso usare. È finita? Basta, l'accademia è finita? Non c'è più nulla? È finito il gioco, sì. Abbiamo vinto! Vediamo se c'è qualcosina di qua, ma non credo. Torniamo giù. Mausoleo errante o anima la converti in rune? No, mi sa che convertirò l'anima in rune, perché non me ne fotte un cazzo di avere le armi di lei. Sinceramente. È una maga, non... cioè, se non per la lore di leggere il bastone, ma... perché so già che possiamo prendere il suo bastone, l'ho visto da Zadek, ma non credo di... non credo di farmene un cazzo, ragazzi, non sono un mago, perché dovrei... cioè, sarebbe molto meglio, secondo me, utilizzare appunto le rune. Allora, qua c'è un teletrasporto, se non sbaglio. Da qualche parte di qua c'era un teletrasporto. Quindi, comunque, devo trovare... devo andare intanto alla torre... perché se non sbaglio bisogna sempre, una volta prese le... ricordatemi se sbaglio, una volta che abbiamo le rune la runa maggiore del nemico di turno, dobbiamo andare poi alla torre della zona di turno e portarle lì alle due dita. Ne è vero o no? Sono deficiente. La lanterna ce l'ho già, Karash. Grazie comunque. Tu sei un mago, Dino? Non esageriamo, è un'offesa molto grave. La runa nera. Dove sto andando? Qua c'era morte certa. Qua c'era un teletrasporto. Vediamo dove ci porta questo teletrasporto. Vediamo un po'. Al massimo torniamo Andrea. È indifferente? Forse ti conviene passare prima alla tavola rotonda. Sì, infatti è quello che farò. Però voglio vedere dove ci porta sto teletrasporto. Voglio esplorarla per bene. L'urna alla crusta. Che bello sto posto. Una chiesa. Una delle chiese di Marika? Dove siamo? Ah, qua! Ah, sì! Ok, teletrasporto, appunto. Buono, proprio in linea retta. Ci siamo teletrasportati esattamente... E di là, infatti, c'è l'accademia. Che bello, mamma mia. Oh! Sto imitando il verso delle tartarughe quando si accoppiano. Io adoro le tartarughe, ragazzi! Le adoro, sono bellissime. Guardala, è pelata, è morbida ed è rugosa. Che cos'è? Ma ciao! Ah! È bellissima. La tartaruga papessa. Papale. It's a pop. Sa parlare! Ti do il benvenuto alla chiesa dei voti. Morbida. Miriel, custode di questo sacro ricettacolo. Mi sta alitando i coglioni. Chiedo perdono per le sue misere condizioni. Ma no, ma è bellissimo qui. Conosci la storia di questo luogo? No, no, dimmela adesso. E perché si chiama Chiesa dei Voti? No, non lo so. Mi rincresce. Ma chi può besimarti? La disgregazione ha privato tutti noi, nessuno escluso, di ciò che consideravamo più caro. Ossia? Qui alla Chiesa dei Voti è dove si congiunsero gli illustri casati dell'albero madre e della luna. Ah, vedi? Attraverso il matrimonio tra Radagon dai rossi capelli e Rennala del Plenilunio. Ok, quindi erano Radagon e Rennala si sono uniti. Pertanto la nostra chiesa esibisce i monumenti di entrambe le dinastie. L'albero madre della capitale e l'accademia di Raya Lucaria. Quindi la luna e l'albero che si fondono. Nice. No, mi devi dire di più. Cercavi qualcosa? Sì. Puoi andare dove vuoi. Ti farei la guida io stesso, ma le mie gambe non sono più quelle di un tempo. No, no, stia, l'artrite. Se trovi qualcosa di utile, puoi prenderlo. A meno che tu non stia cercando un'istruzione. Ah, ci puoi insegnare qualcosa? In tal caso condividerò con te le mie conoscenze. Studia stregoneria, studia incantesimi, consegna una pergamena. Come consegna una pergamena? Offri un brevario riguardo a Radagon. Vediamo, facciamoci parlare. Parliamo un po' di sto Radagon che penso sia il prossimo da ammazzare. Desideri sapere più sul Lord Radagon? Sì. Era un grande campione, con una fluente chioma rossa. Giunse in queste terre alla testa di una grande armata d'oro e diede battaglia a Lady Rennala. Ma poi han trombato. Ma presto si rammaricò delle sue mire aggressive e prese in sposa la regina di Caria. Tuttavia, quando Godfrey, il primo lord ancestrale, fu cacciato dall'interregno, è lento nel parlare, Radagon lasciò Rennala per tornare alla capitale dell'albero madre, diventando così re, consorte e secondo sposo della regina Marika. Ah, gli inciuci, con il titolo di secondo lord ancestrale. Tutti questi matrimoni d'accordo, no? Molto... per i titoli nobiliari. Cosa abbia spinto allora a mettere da parte le di Rennala e soprattutto cosa sia stato scelto? Perché sia stato scelto un mero campione per il saggio lord ancestrale? Fico. Allora, consegna pergamena, ma che sei? Che cazzo è sta roba? Ho queste robe? No. Non consegnare pergamene. Non so cosa stia facendo, ho paura. Ne stavamo parlando qui nel salotto in casa mia, che non ho un salotto, ma vabbè, della questione di si vede la scrittura di R.R. Martin, no? Tutte queste casate che si uniscono attraverso matrimoni, incesti, inciucci, perché quell'uomo è un porco. Allora, andiamo avanti. Offri un breviario, ma consegna pergamena quale? Riguardo a Rennala, vediamo che ci dice di Rennala. Desideri sapere più su lei di Rennala? Yes. Lei è la regina, guida la famiglia reale di Caria e governa l'accademia di Raya Lucaria. È la grande e splendida strega del Plenilunio. Ma il suo cuore finì spezzato quando Lord Radagon l'abbandonò. E fin qua. In seguito, quando l'accademia si ribellò contro i reali, fu chiusa nella grande biblioteca. Basta? Vediamo se ci dice altro. Infine, Lady Rennala restò sola e non poté fare altro che cullare l'uovo d'ambra lasciatole da Lord Radagon. Ah, ora si dedica il suo tesoro attraverso un rito proibito. La tetra arte della reincarnazione. Faresti bene a ricordarlo. Infrangere un voto, il più forte dei legami, ha conseguenze persino più nefaste. Parlami ancora di Radagon. Finora che lo Radagon nascondesse un segreto. Un giorno, un celebre scultore della capitale dell'albero madre fu chiamato a creare un'enorme statua di Lord Radagon. Ragazzi, magari non ve ne frega un cazzo, ma devo leggere sta roba. Allora scorse lo scheletro nell'armadio di Radagon. E dunque si dice che anche la grande statua celi il suo segreto. Figa sta roba. Mi dice ancora? Sì. Ah no, ok, sempre... Ok, allora, mi dice che ho delle pergamene da dargli. Quali pergamene da dargli? È una bugia. Non è vero, l'unica pergamena che ho è questa, che pergamena, tra virgolette. Non ho altre pergamene, o forse... Ho delle pergamene io. Pergamena dell'Accademia, pergamena... Ah, vedi? Consegna uno stregone erudito per prendere una nuova abilità... Ah, ok, questa roba. E va bene, consegniamogliela. Oddio, sta riposando, non voglio svegliarlo. Esploriamo. Lei è Rennala. Giusto? Yes. Che ha in mano... non so che. Comunque qua c'è stato il matrimonio tra Rennala e Radagon. L'una delle due casate. E nel forziere abbiamo... il mazzo di fiori lì, come si chiama? Ago da cucire d'oro e attrezzi da sartoria dorati. Che cazzo festeggi? Da grande ha sempre voluto fare il sarto, a quanto pare. Tra l'altro, voi pensate che li faccia io? I gesti li fa in automatico. Io non so perché mi si bugga così il pupazzo. Fa da solo, vi giuro, è una cosa insopportabile. Io non sto scegliendo un cazzo in sto gioco. Allora, ago da sartoria sarà negli oggetti chiave, immagino, eccolo qua. Ago da cucito speciale per abiti da semidei. Ago da cucito d'oro, oggetto unico creato per alterare gli indumenti dei semidei. Fa parte del corredo che Radagon donò a Rennala. Ah, quindi giustamente si sposa con una donna e gli dona un ago da cucire. È come se io mi sposassi con Catia e gli donassi un ferro da stiro o una padella. Regina del plenilunio, quando la sposò e si unì alla dinastia cariana. Poi abbiamo gli attrezzi da sartoria dorati, appartenuti a Radagon dai capelli rossi, divenuto consorte nella dinastia cariana. Possono essere usati per alterare gli indumenti dei semidei per il suo luogo di grazia. Quindi adesso possiamo modificarci i vestiti? Sarebbe figo. Ale, grazie mille, bestiacero, tu valhalla. Lo so che con i movimenti del pad partono le animazioni, ragazzi, ma mi dà fastidio, è buggato, perché io ho il pad in questa posizione senza fare un cazzo e a volte si muove da solo. Allora, troviamo la grazia, se c'è una grazia qua. Sì, è qua fuori, per poter vedere... Voglio vedere la modifica dei vestiti, sono curioso. Avvicinati alla statua. Sì, adesso lo fa... Maledetta natura. Che fai? Ah, c'era la grazia lì, manco l'avevo vista. Quindi adesso, riposando alla grazia, cosa compare? Altera vestiario. Nice. E posso fare solo questo? La corazza da campione bestiale modificata. Ma cosa? 500. E cosa significa che ci... No, non fare! No! Cosa ho fatto? Non fare. Ma cosa? Mi potenzia qualcosa? Ah, ma mi mette la cappa, mi mette il mantello. Ah, potenzia sta roba? Oddio, gli ho tolto il mantello, che brutto. No, nulla, sta ferma, solo quello... Ma scusami, ma non posso farlo con tutti i vestiti? Ma cazzo! Rune maggiori, vabbè, ancora. Perché vorrei mettere un bel mantello al mio... al mio armamento da mausoleo, mi piace un botto. Poi lavare i gesti non li fa più. No, ma i gesti li voglio tenere, semplicemente non voglio farli con sta cazzo di roba del pad, ragazzi, mi fa girare i coglioni. Barbelux, grazie mille, ragazzi, grazie per le sub, grazie anche a Fiblu e Ale, che prima penso di aver ringraziato, Ale Sme, grazie bestiacce. Allora, cosa succede se vado alla statua? Torno indietro, in teletrasporto? Espia. Usare la rugiada celestiale per ricevere la soluzione? Ah, ok, fermi. Ho una rugiada celestiale? Io non mi ricordo, è questo il fatto. Io non mi ricordo un cazzo, sarà un oggetto chiave anche questo. E com'è fatta la rugiada celestiale? Io non lo so. È qua? No, e non c'è, io non la vedo. E non c'è, e non c'è. E no. E dov'è? E non c'è. Tanto non devi espiare niente. Beh, ho ucciso qualche mob. Quindi teoricamente vorrei farlo. Anzi, devo farlo per una missione, se state seguendo off screen. Resusciti gli NPC, sì. Ma dov'è che mi dice... Non so dove sia questo... Vabbè, sentite, io lo faccio, però non sia dove... Non so dove sia questo... Non so dov'è la rugiada celestiale nel mio inventario. Non possiedi rugiada... E infatti, vedi? Devo trovare questa rugiada celestiale e tutto tornerà come prima. Bene, alla tavola rotonda puoi parlare con la tizia accanto alle dita per usare la rimembranza, lo so, grazie. Se no non sarei già qua. Questo è quello che fa tornare gli NPC in vita addirittura, non solo amici. Ottimo, grazie che mi avete detto di parlare con la... con la cosa lì. Cosa sto guardando? Lì c'è un party tra nobili che vanno a caccia di canguri. Vabbè, i ricchi, eh. E lì c'è, e lì è dove dobbiamo andare. Allora, torniamo alla tavola rotonda con la rimembranza. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Vediamo un po' cosa ci dice la vecchietta. Le pergamene le tatuano... Cazzo. Cazzo. Avete visto che sto coso... vi ricorda qualcosa sto affare, ragazzi? Al di là della luce della... della grazia. Non so se l'avete notato. Ricordo di grazia, esattamente identico. Che tra l'altro perdi le rune, torna all'ultimo luogo di grazia perduta visitato. Non l'ho mai usato in vita mia sto affare. Vabbè. Qua c'è D. Devo andare dalle due dita di qua. Porca... con calma. Eccoci. Che schifo. Poi le dita senza unghia. Mi dà fastidio. Mi dà fastidio. Nutrivo dubbi, ma guardati adesso. Hai visto? Sono cresciuto, nonna. Solo una volta avevo visto due rune maggiori insieme. Ah beh, cazzo, è vero. Sarà un evento unico. È l'unico. Le dita fremano. È schifo. Onore a te, prode senza luce. La volontà superiore è soddisfatta. Ora sta parlando per le dita. Meriti il diritto, il titolo di Lord Ancestrale. Madonna. Ora cerca l'erba romade e chiedi udienza alla regina Marika. Ma di già? Per divenire Lord Ancestrale e ripristinare l'Ordine Aureo. Le dita si aspettano. Tanto da te quanto dal giovane Gideon. Un regalo di addio? Borsa talismano. Ma che, mi mandate a morire? Prosegui nel cammino. Diventa Lord Ancestrale. Non mi piace per un cazzo. Ricevi equipaggiamento dei campioni di Marika. Riguarda la regina Marika. Ottieni potere dalla rimembranza. Allora, regina... riguarda la regina Marika. Che mi dici? La regina Marika custodisce l'anello ancestrale dotato di volontà propria. Una teia, in vero. Ma fu imprigionata nell'albero madre dopo la distruzione dell'anello. Severa punizione per la disgregazione dell'ordine, a dispetto della sua natura divina. Le dita parlano. Figa, non sta mai zitte, ste cazzo di dita. Il peccato di Marika esigeva un duro castigo. Ma chi sta parlando? Cioè, sono le dita, ok, ma è la voce femminile di qualcuno. Ma nonostante le catene, consegna le rune maggiori per divenire lord e unirti come consorte alla regina Marika. Oh! Va bene. Rispetta il volere delle dita. Allora, cosa facciamo? Otteniamo l'equipaggiamento o otteniamo il potere dalla runa? Io vorrei ottenere il potere... se ottieni il potere dalla rimembranza, mi dà le rune, giusto? Non è vero? Dai che la tartaruga segui il percorso verso il basso un po' e vai. Sì, sì, dopo, ragazzi. Dino, ma sdoppiala. Sì, ma devo trovare un altro mausoleo. Fatti un giro al cimitero sotto l'accademia che ti sei scordato. Sì, ragazzi, con calma però. Fatemi andare avanti, poi torniamo all'esplorazione. Non dirmi fai di lì, fai di qua, fai di là. Se no impazzisco, cioè, mettetemi nei miei panni. Fatemi andare avanti con la storia. Poi tornerò e continuerò a cercare. Vai a vedere lo specchio, adesso ci vado. Stavo per tirargli un ceffone, ho schiacciato per errore il tasto R1. Le dita mi calciano via a calci in culo. Ottieni il potere, sono le armi, equipaggiamento, sono i vestiti. Eh? Se prendi il potere non hai le rune. Ok, allora no, voglio utilizzarlo e mi ciapo le rune, quindi fanculo. Però prima volevo andare a vedere questo specchio che mi avete detto. Qua c'è uno specchio. Questo? Cioè, non ci sono mai... Pensavo fosse un elemento di... Applica modifiche estetiche. Ah, ok, buono. Quindi qua si può modificare l'estetica del personaggio. Mi sa che ci passerò un'ora per i cazzi miei a rifarmi l'aspetto del pupazzo. Te ne vai a fare in culo. Puh, sputo anche sul pavimento e me ne vado. Ma questa mi sta sul cazzo, non la voglio più vedere. Vabbè, lei poverina. Vediamo, ecco, mi potenzio un pochino la spada del limiere, dai. Questo mi ripete le stesse tre robe, pensavo fossi morto, ci ho anche un po' sperato. Potenziamento, armamento, spada del limiere, 1600. Zana più 4, sì. Potenziamento a più 5 si può fare, mi chiede un minchia. Una pietra di forgiatura funerea 5, e va bene. Basta, non posso più andare oltre. Però faccio un buon 243 più 147 di danno, che male non fai, ho scalato, e la prossima volta scalo sia forza che destrezza C. Buono, però la prossima volta. Ci sta, devo portare su ancora la destrezza. Poi, esplorando sempre qua, mi avete detto, buttati giù, da qui. Qua io non ci sono mai andato. Non ci ho mai neanche pensato che potevo saltare. Fate voi. Roger è qua che si fa il suo sonnellino. Con 10.200 anime. Dalla tizia... Puoi vedere le armi delle rimembranze. Ti apre un negozio senza consumarle. Ah, ottimo, ok. Andiamo a vedere sta roba prima. Tanto comunque, ragazzi, non lo voglio fare, ve lo dico. Devo anche andare a parlare con il cecato qua, il nostro amico. La tizia che c'era qui è sparita, non c'è più. La figlia di lui. E cosa dovrei fare? Offri golbo cinerio? No. Non credo. No, a parte che non ho nessun globo cinerio. Acquista. No però, ragazzi. No, non credo mi faccia vedere. Aspetta che intanto mi piglio. Chiave di pietra. No, non me lo fa vedere, ragazzi. Ah, la tizia nella stanza delle dita. Ah, e sono tutte uguali, perdonatemi. Fatemi parlare col babbo qui. Scusa, ho ucciso un altro ancestrale. Hai visto? Stai facendo onore al nome dei senza luce. Hai visto? Affronta il viaggio verso la capitale di Leyndell, che si erge a est, dall'altopiano di Altus, ai piedi dell'albero madre. Ok, quindi... Le due dita non potranno più negarti l'accesso. Sei la nostra migliore speranza. Trova la via per l'anello ancestrale. Difatti siamo i senza luce. Il nostro dovere è rispondere al richiamo della grazia. Allora, mi ha detto... Madonna. Leyndell, Morgoth, Rennala... Riguardo a Nefili. A Nefili. Dovrebbe essere la figlia Nefili. Nefeli. È mia figlia. Vediamo un po'. L'ho presa con me quando ha preso la guida della grazia. Era solo una selvaggia armata d'ascia, ma la sua ingenuità si confaceva ai miei scopi. Ah, quindi non è sua figlia di sangue. Così l'ho messa all'opera. Se mai avessi bisogno dei suoi servigi, non esitare a impedirlo. Ah, è buono. A dispetto dell'apparenza è una guerriera più che capace. Sì, sì. Va bene. Riguardo a Rennala, vabbè, è morta. Allora, di chi chiedo? Godrick è andato, Ricard, Morgoth. Teoricamente noi dobbiamo andare a est, quindi chi c'è a est, ragazzi? Chi è che c'è a est? Nella terra dell'est? Radahn? Chiediamo di Radahn. Generale Radahn, flagello delle stelle e famigerato leone rosso. È un feroce guerriero e te pareva. Ha affrontato da pari malenia e la sua marcescenza delle terre di Caelid, a est di Sepolcride, posto di merda. Bellissimo, ma di merda. Infestata da marcescenza scarlata, avvicinarsi a quella regione non è impresa facile. Sembra che i superstiti dell'armata di Radahn siano ancora lì, intenti a combattere la marcescenza con il fuoco. Si vedono infatti i soldati di manto rosso studiare la marcescenza. Sospetto che lo spetto... Tuttavia dubito che abbia conservato le sembianze di un tempo. Spavento, cosa vuol dire? Salute! Vabbè, non posso dirgli altro? Ma vaffanculo, anch'io voglio un elmo con la barba, comunque. Proseguiamo. Aspettiamo giù di qua. Poi voglio levarmi dal cazzo perché io la tavola rotonda mi rompo i coglioni, va bene? C'è una porta lì e due... Uno, due... Inchino reverenziale. Cos'è, mago? Con la falce? No, non fare. Puttana vacca, Dio. Che fa? Wow! Bevo. Finito? Finito di cazzeggiare! Ah, può bere anche? Arrivederci. E mo? Lingua di provocatore. Ma chi era? E poi posso tornare su. E sti cazzi? Ma chi era? Ma scusatemi, ma chi cazzo era? Mi ha dato la lingua del provocatore. Boh. Cos'è, un consumabile? E la rimembranza come roba. Eccola qui, è per l'online. Attira gli invasori. Ma che non me ne fotte un cazzo dell'online. Attira gli invasori, consente di essere invasi anche quando non è stato evocato alcun alleato dito torto, riduce l'intervallo tra le finestre di opportunità per le invasioni. Inoltre questo oggetto permette l'arrivo di un secondo invasore quando è presente un alleato. Ma perché lo devo usare? Quando sono presenti due invasori il numero massimo di alleati è limitato a 1. Buono. Qua è chiuso. È morto comunque. È andato via. L'ho distrutto! Perché è un mago, in sostanza. E qua... non c'è un ca... Aspetta... Ho già visto sto posto? No. Chi ha buttato il piatto giù, maleducati? Guarda qua, che bello. Che bello adornare il muro con gli scudi. C'è un cadavere lì. Che brucia ancora, che arde vivo. Pata cifrato. Che cazzo è? È un'arma. Che diavolo è? Patatonia. Allora, serve 30 di fede. Ovviamente tutto ciò che sto trovando io non lo posso usare, perché perché non ho gli attributi, ma perché ho scelto proprio una classe, la classe alla quale a Miyazaki non gliene fotte un cazzo. Cioè, se non fai un mago non ti cagano in sto gioco. Una delle armi create dalle due dita, ma è la scritta sull'anello. La lama è segnata da una sequenza amorfa di invocazioni e in quanto tale nessuno scudo può respingerla. Minchia, infligge danni sacri, ma sta roba è potentissima. Iscrizione nascosta, nella lingua della luce parlata dalle due dita. Sembra sospesa a mezz'aria. Abilità unica, lama ineluttabile, figa. In fondo una lama cifrata di luce che può eseguire, un repentino affondo. Questo attacco è impossibile da bloccare, tu dimmi. Ah, ho comprato i cestus, belli. Tu dimmi. Voglio... ma posso metterla, giusto per vedere com'è? Per vedere come cazzo è fatta. Impossibile usare questo video come... Vediamo se... Ma cosa sono, Assassin's Creed? Ma che schifo sto guardando? Allora, ragazzi... Cioè, di per sé è un'arma fortissima, quello che volete. Ma è la cosa più oscena che abbiamo mai visto. Cioè, vedere... Cioè, non si sono neanche impegnati qui, eh. Cioè, io ve lo dico, questa è una cosa angosciante a vedersi. Questo mi fa veramente cagare. Che cazzo vuol dire? Pugno chiuso con la lama che ti esce da lì. Sembra un'unghia incarnita, non si può guardare. Ma che cazzo sto guardando? Madonna che schifo. No, no. Non concepisco. Via. Però ottima arma per voi, maghi. Magari pensateci. Un portaspilli. No, fa veramente cagare, ragazzi. Non si sono proprio impegnati. È quello che mi fa incazzare. Però qua possiamo vedere già, a parte delle armature, possiamo vedere delle statue che sono sempre le stesse, no? E non si può capire chi siano questi. Sembrano dei cavalieri di una sorta di casata. Quella cosa che hanno in testa, l'aura che hanno in testa dell'elmo l'abbiamo già vista, quindi è possibile che siano i cavalieri dell'albero. Tornare all'ingresso? Yes, se c'è un ingresso. Vai a vedere le armi della rimembranza. Sì, andiamo a vedere, andiamo a leggerle e poi continuiamo con l'esplorazione. Finalmente, che a me dispiace anche togliere troppo tempo al tempo. Vorrei anche sdoppiare la runa, la rimembranza. Allora, ottieni potere dalla rimembranza e ricevi equipaggiamento dai campioni. Ci dà... Ah, ci dà le vesti, non le armi. Corona con la luna, della luna crescente. E sti cazzi, cioè 10.000? Wow! No, non è questa la roba della... È la cosa di... Sì, è la cosa di... No. Indossata da Rennala, regina del Plenilunio, incrementa l'intelligenza. Rennala governa l'accademia di Raya Lucaria ed era capo della famiglia reale di Caria, eppure quando prese merito Radagon il suo cuore se ne andò con lui. In quell'istante i membri dell'Accademia compresero che Rennala non poteva assumere il ruolo di campionessa. Assurgere il ruolo di campionessa. Stessa roba scritta qui. Stessa roba scritta qui. Stessa roba... Guarda i mutandoni della regina Rennala. Now go. Con la prima scelta ti dà le armi. Allora, fermi, perché io non sto capendo un cazzo. Quindi con la prima ti dà le armi, con la seconda ti dà l'equipaggiamento. Eccole qua. Però non posso leggerle. Oh sì, sì che posso. Bastone usato da Rennala, regina del Plenilunio. Solo chi è dotato di un'intelligenza suprema può brandire... Vabbè, non c'è scritto nient'altro. Scintipeta chiamata blu di Caria accresce la potenza della stregoneria del Plenilunio. Vabbè, questo bastone l'abbiamo già visto fuori dalla boss fight, si vede appeso una sua copia. E poi il Plenilunio di Rennala, che immagino sia l'abilità della luna. Usa l'esecutore come ricettacolo per manifestare una luna piena da scagliare contro i nemici. La luna piena dissolve ogni stregoneria che la tocchi e riduce temporaneamente la resistenza ai danni magici di chiunque ne venga a contatto. Minchia. La regina Rennala scoprì in gioventù questa luna ammaliatrice che in seguito avrebbe conquistato l'Accademia. Ci sono due entità nel gioco, due cose pronompenti che si possono vedere anche semplicemente alzando la testa, ossia... l'albero e la luna. La luna non se la caga quasi mai nessuno, perché di primo impatto c'è un albero gigante, sai, fa più impressione. Però si vede sempre la luna sulla destra dell'albero, sempre, di notte ovviamente, ed è lì. E capendo, leggendo un pochino, ancora prima di conoscere Rennala, leggendo qua e là, si può capire che c'è qualcuno, cioè, è comunque importante che c'è un culto dietro la luna, infatti addirittura c'è la regina Rennala che... Voglio andare qua. Cosa c'è qua? Io ci voglio andare, però dovremmo proseguire, penso, per di qua. Boh. Dov'è la torre? Qua. Andiamo qua, basta, deciso. Quella è la torre della regione. Sono troppo curioso di sapere le abilità che ti dà la tartaruga. Le ho viste? Non le ho viste? Se sdoppio la luna, sì, credo di avere il doppio delle... Se sdoppio la rimembranza... No, però attenzione, perché la runa è una cosa e la rimembranza è un'altra, eh. Non so se posso, se sdoppiando la rimembranza ottengo il doppio delle rune. Penso che le rune le posso ottenere una volta sola. Tra l'altro l'ho fatto. Mi pare di no. No, rimembranza, sì, mi dà le rune. Quindi posso sdoppiarla, sì, ottengo il doppio delle rune. Però devo trovare un mausoleo per farlo e il mausoleo ancora non l'ho trovato. Allora, devo salire per di là. Qua dovrebbe esserci una corrente ascensionale. Giusto? Ce n'era uno, mi ricordavo, c'era una corrente ascensionale qua da qualche parte. Eccola! Oh, là dobbiamo andare! E là andremo. Con calma. Facendo attenzione... Ma chi c'è? Ce n'è un altro! Lo uccido, dai, c'ho voglia. A cavallo dovrebbe anche essere forse più facile. E qua sicuramente si trova un altro... Non gli ho levato un cazzo stavolta. Sono fottuto. Eccoli qua. Qua ci sarà sicuramente un seme della morte, ragazzi. Ne sono sicuro. Dove è andato? Over there. Chi sta evocando? Ah no, beh, gli levo vita. E cavallo, cavallo! Che fa? Morda. Che fa? Che succede? Che sta facendo? Wow, bravissima. Aia. Scusassi. Ma non ammazzare i tuoi... Tanto su che cosa sta surfando? Perché qua non c'è l'acqua. Entro oggi però, eh. Devo dare un po' di... qualcosa da mangiare al cavallino che poverino ha perso metà vita, poveraccia. No, mi miri dove cazzo è finito. Dov'è finito? Dov'è finito? Che magari si rifà la vita. È bello giocare a cricket con le teste dei nemici. Di qua? Là? Che cazzo ci fa lì? Scusa! Arrivo. Ecchi me. Autoscontro. Bellissimo. Piace un botto. Un caronte. Ah, fangulo. Vicino alla statuetta di Marika. Ecco, sapete cosa mi sarebbe stato figo secondo me? Difficile, ma sarebbe stato figo... Il concetto che la statuetta di Marika si potesse rompere. Con la boss fight. Radice mortale. Ceneri del bandito scheletrico. Yes, fighissimo. Allora, le radici mortali. Ho già incontrato la bestia ecclesiastica. Non vi dico un cazzo. Lo scoprirete, vedrete. Guardate la serie su YouTube. Non approfondisco altro, però mi serviva, quindi ottimo. E le radici mortali si trovano sempre in prossimità di questi acquitrini con sta sorta di... Dio santo, questi bolidi... Natura avversa. Allora, ceneri, che se non mi costa troppo, quanto mi costa? 22 PA. Oh, evoca uno spirito di un bandito scheletrico. Ceneri in cui ancora spirito di un bandito che vive nella morte, condannato a risorgere fino a quando non trova una degna fine. Quando non no, dopo la notte del complotto, nell'interregno apparvero le radici mortali. Vedi? E a seguire giunsero coloro che vivono nella morte. Inizio a presupporre che sto schifo che vedete, queste radici che ci sono fuori, siano le radici mortali germogliate dai semi di radice mortale, questo che abbiamo trovato e che devo dare, questo qui, e che devo dare a... dove cazzo è? E che devo dare alla bestia ecclesiastica, eccolo qua, per diversi motivi, la forma lo ricorda e anche appunto... e anche adesso questa descrizione che abbiamo letto mi sembra che sia abbastanza inequivocabile la cosa, il fatto. Ho già parlato con quello dell'armatura strana. Ho già parlato con D, sì. Diglio di Trina. Che prima o poi vorrei conoscere. Chiederò un appuntamento. Poi non riesco a passare. C'è un problema con i tubi qui, vedo, eh. Basta? Escrementi dorati e io li ho raccolti a mani nude, perché? Beh ragazzi, perché c'è una regola comunale, bisognerebbe raccoglierli coi sacchettini apposta. Bocciolo cristallino, altrimenti una multa salatissima. Qua ci sono, qui c'è un altro cimitero e lì abbiamo un ponte. Ok, come faccio a salire qua sopra? Dov'è l'ingresso di sta roba? Che ci voglio andare? Però aspetta, perché solitamente... Allora, la mappa indica... Ah, l'ingresso forse è qua sotto, devo scendere qua giù. Ok, è qua sotto. Qua mi dovrebbero comparire dei nemici, ne è vero? Incredibile, chi se lo sarebbe mai aspettato? Testa gigante di libellula gigante. Allora, io vi meno. Ah! Ho ucciso due boss fight tranquillamente, mi ammazza un uno scheletro e perdo 12.680 rune. Buono, grazie Ima per i 200 bits. Sono morto, qualcuno di voi ha perso delle rune? Delle rune, scusatemi, dei punti canali? Sappiate che ovviamente tutto quanto pilotato, che se c'era una scommessa avete perso tutto. Sono morto così, sì. Senza fama, senza gloria. Dove cazzo sto finendo? Adesso mi sbuccio. Non è che respawna il surfista, maledetto, il gondoliere? Il gondoliere che ci crede troppo? Grazie Zetax Official, grazie bestia. Ciao, gentilissimo per i 13. Dai ragazzi, andiamo veloce perché sennò non la finiamo più. Ma qui c'era un item che non ho preso. Ma come? Ah, pietra di forgiatura. E buttala via. E scusa, eh. Via, via. Guarda quanto sono osceno con sto pezzo di barca attaccato alla schiena. Recuperiamo le nostre... ma che bella lucina che fa il... Ma che bello. Adesso vediamo di morire però. Che sti stronzi? Ma basta, ma basta, ma basta menarmi, ma quanto danno fate, ma che cazzo è? Ma fermi, 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 tocca a me. No, no. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Ho vinto. Un altro? Muori. Bellissimo che si sgretola se lo colpisco alle spalle. Ok, ma è notte o sbaglio? Mi sa che è notte. Penso di sì. Funghetto mio. Ok, lì c'è un cavaliere che se la passeggia. Che cazzo sei tu? Quanto sei figo? Madonna. Ah! Cavaliere di Leyndell, ho già trovato la sua... Cioè, mi è stata data la sua armatura. Vabbè, lo sciolgo al volo, ci si mette poco. Tocca a me. E faccio un bel po', eh. Cioè, gli faccio un bel po'. Oddio, mi fa un bel po' anche lui. Che bello tirare i ceffoni. Proprio bello tirare i ceffoni. Ma no! Punti abilità, i punti abilità. Fermo, fermo. Madonna, cosa cazzo schiva? Ho patito. Tocca a me. Sono sicuro che se mi piglia mi sciotta. Ho questa sensazione qua. Beviaro del culto draconico. Fermi. Mi dai le abilità del drago. Sappiamo cosa portare dal tartarugozzo. Nice. Bello. Bello. Lancia folgorante, dardo levigato e armamento elettrificato. Figo, questo mi piace. Beviaro del culto del drago antico della capitale. Drago antico della capitale, quindi dell'albero. Testo sacro della religione sorta tra cavalieri dopo la guerra degli antichi draghi. Se consegnato a un chierico erudito, permette di apprendere gli seguenti incantesimi. Lo porterò al tartarugozzo, zozzo. Quello è un tartarugozzo, zozzo. Secondo me sa qualcosa, ragazzi. Ha un brutto vizio. Lì c'è palesemente un punto di grazia. Ma magari è pomeriggio sera. È mattino. E c'è l'oro in bocca. C'è un quadro. Anche la quest dei quadri è carina. Bisognerebbe trovare il posto dove c'è il cadavere dell'artista per poter avere più informazioni sulla zona o poter sbloccare un item. A me è successo una sola volta di trovare l'artista che ha dipinto un quadro e ho trovato un amuleto. Mi è stato dato un amuleto. Non mi ricordo quale amuleto, ragazzi, perdonate. Cos'è sta roba? Dipinto della resurrezione. Cos'è, l'accademia? Penso sia l'accademia. Opera di rivocazione di Pinea. Sembra che l'artista abbia catturato il paesaggio visto attraverso lo sguardo di chi sta per essere stretto nell'abbraccio della morte. Ah, ma scusami, ancora oggi visitare i luoghi immortalati, credo sia l'accademia, che adesso non possiamo vedere perché c'è il tepore mattutino, però penso che sia l'accademia, credo, non vorrei dire una cagata, vista da un cimitero da qualche parte nascosto. Che cazzo succede? Vabbè, si è acceso il mondo. Lì voglio andare. Guarda lì che meraviglia. Cioè, guardate la formazione rocciosa che c'è lì. C'è tutto un mondo sotto quella crosta. Io lì voglio andare, ragazzi. E sopra c'è una chiesa. Che deve essere fighissimo quel posto. Comunque, Continuiamo per di qua. Let's go, go, go. Sto facendo la strada sbagliata. Facciamo la strada giusta, dai. Così vediamo i nemici che ci sono, gli agguati, e ci pigliamo gli spaventi che ci dobbiamo prendere. Facciamo le cose per bene, per Dio. Allora. Per di qua, sì. Di qua? Bello, buono. No, no, no. C'è un punto di grazia lì. Ma quello è il punto di grazia dove siamo arrivati? No. È un altro punto di grazia, ricordiamocelo. Ok, dovrei scendere giù di qua. Ah, quindi è da sotto che arrivo di là. Ma porca troia, ma quanto devi essere stronzo, tu sviluppatore. Ah. Oddio! Ah. Io soffro un pelo di vertigini. Forse da qua si può scendere. Morì. Mi serve un punto, mi serve... Mi serve. Dai, dammi una corrente ascensionale, non farmi rifare tutto il giro. Che cazzo mi hai fatto salire? Ah! Ancora sti cazzo di lupi. Avete rotto i coglioni. Si scende da lì. Andiamo da lì. No? No? Mettiamo un punto, un segnalino qua. Dobbiamo andare giù, ragazzi. Dobbiamo tornare giù. Io i lupi qua non li cago perché tanto sono inutili. Sì, sì, sì. Bravissima. Brava, brava. Ciao. Creature devastanti. Fastidiose. Allora, come faccio a scendere? Dammela una corrente ascensionale. Ascensionale. Dai, ma porca troia, ma veramente... Facevo prima a respawnare, ragazzi. Sono ritornato indietro. Facevo prima a respawnare col teletrasporto direttamente. Col punto di grazia. Non so io dove io stia andando. Però penso che sia la strada giusta, suppongo. Allora, per di qua. Tanto, i nemici più temibili... Ma sta zitto, volevo suonare la tromba. Ecco, mi piace un sacco che ci sono animazioni tipo queste, uniche, no? Che qua c'è la nebbia, non vedo un cazzo e vedi quindi il nemico che fa così. Ha anche un'animazione unica quando muore, vedi? Soffre di più. Zampa di gallina in salamoria, argentata. No, cosa fa? Ho sbagliato, scusi. Via, per di qua. Ah, ci sono gli spinoni? Terrificanti creature. Porca puttana. Axina, principessa guerriera. Devo fare attenzione che non vengano fuori altre ragoste. Vai alla chiesa della tartaruga, da lì arrivisi alla torre. Cioè, tu mi dici di andare alla chiesa della tartaruga qua, per andare qua. Ah, perché discende giù da qui. Ok, ha senso. Vabbè, ormai sono qua, esploro di qua. Tanto comunque avrei dovuto esplorare qua sotto, perciò. Grazie però, perché almeno so come fare. Ceneri di ascidia di terra. Oh, vedi? Abbiamo trovato le ceneri di sto schifo. Che è sta musica? Dopo le leggiamo. Così chiediamo anche che cosa diavolo sia sta ascidia di terra. Quante ne fa spawnare? 3, ne evoca 3. Questi spiriti appaiono a distanza bla bla bla. Attraverso spessi dotti carnosi, che schifo, la creatura diffonde liquidi benefici nell'aria senza mai muoversi dal punto in cui si trova. Modo carino di dire scoreggia gas. Ok, per di qua. Facciamo attenzione che non ci siano di quelle simpatiche vecchiette arrugginite che ti mordono, ti vogliono mordere il collo. Vedo roba muoversi per la palude, mi sta venendo il senso addosso. Ci siamo. Mamma mia, quanto mi piace la palude. Eccolo lì il punto di grazia. E... Boom. E beh, si ritorna, è tutto collegato comunque. Fatto. Riposiamo. Procediamo di qua. L'esplorazione poi la terrò. Faremo dopo, ragazzi, quindi andiamo, cerchiamo di fare le robe secondo la logica. In realtà io non, mi ricordate una cosa, perché io non mi ricordo un cazzo. Allora, se sei buoni, se il mondo fosse migliore... No! Cazzo! Questo non mi attacca. Mi teme, perché io sono il capobranco. Via, sciò! Sei impallato. Bravo così. Mi ricordate una cosa, ragazzi? Grazie Massimo per i 25. Grazie Og per i 13 mesi. Rotto Valhalla, bestiace. Mi ricordate una cosa che non mi ricordo? È la strada giusta, sì. Cosa si faceva qua sopra? A parte incontrare le altre due dita, perché ci sono altre due dita sparse in giro. Cos'è che si faceva? Cosa serviva andare di qua? Cazzo, ma qua si vede l'albero. Oh! E quello? È un NPC. Che cazzo è quella roba? Chi è? È un mago? E ti pareva? Non capisco se è un NPC o un mob. Attivavi la runa. Ah, ok, qua si attiva la runa. Allora, proseguo per di qua perché sicuramente c'è un punto di grazia. E poi torno indietro. Torno subito indietro che voglio vedere cos'era quella roba lì. Se è un NPC o un mob. Ma mi sa che era un mob. Volendo si può scendere ancora, eh. Guarda. Ma come se si è acceso il pavimento. Bellissimo. Wow. C'è da dire che Lucaria è affascinantissima. Sala studio cariana. Ah, ma è una sala studio. E qua? Orbe celeste, trasmetti ai posteri il sapere della luna e delle stelle. E che cazzo? E offusca per sempre le trasgressioni della principessa. Povera donna, figa. Luke, grazie mille. Molto Valhalla. Ok. Qua? Esamina piedistallo. Su questo piedistallo sembra mancare qualcosa. Che cosa? Abbiamo un giroscopio gigante, un giramondo, un mappa universo, direbbe qualcuno. E lì un albero madre. Ok. Dobbiamo trovare... Lo troveremo qui, quel qualcosa da mettere sul... Boh, sul piedistallo? Sull'altare? Bello. Bello che bello che il candelabro si stava muovendo da solo. Inquietante al punto giusto. Ma è un dungeon sto posto? No, però. Ma merda, pensavo si salisse su come l'altra volta. Aia. Sarà pieno di maghi qua. Ah. Che cazzo? Acqua? Ok. Eravamo mai stati sul fondo di queste torri di esplorazione? No. Aspetta che mi levo sto fastidio di segnalino. Non avevamo mai esplorato qua. Allora, intanto mettiamoci la nostra simpatica lanterna. Runaurea per... Ridicoli. Runaurea per 3. Ok, quindi sarà pieno di queste vocazioni che cercano di farci il culo. Asset riutilizzati. Grazie per i 100 sango. Vediamo cosa c'è di qua. Esploriamola bene perché voglio trovare quell'affare da mettere là, sopra l'altare, che non so cosa possa essere. Scusate. Torniamo su. Torniamo su. No, no, no. Che cazzo è? Precettrice Miriam? Oh! Dove cazzo è andata? Dimmi che è una boss fight costruita così. Ok, forse quella cosa che devo mettere sull'altare ce l'ha lei. Brutta stronza! Guarda come se la sente! So anche che arma sta usando. Ok, se mi piglia sono morto. Abbastanza sicuro di ciò. È sparita. La ragazza è sparita. Salve. Ok. Attenzione che potrebbe essere ovunque, eh. È come fosse una lunga boss fight. Sicuramente si sarà anche curata. Vediamo un po'. Stavo per morire perché stavo leggendo Dino lettino per massaggi indiani. Da dove lo esci? Stavo per morire per questo. Mi lasciate perdere 5 minuti? Ma cosa volete? Siete... No, non siete in grado. Bastone di scintipietra cariana. Vabbè, è il bastone di scintipietra cariano, non è che c'è tanto da fare, però noi lo andiamo a leggere per sicurezza, ma non penso che mi dica di più se non è un bastone di scintipietra, ma è cariano, è cariato. Di qua. Guarda quanti cazzo di bastoni c'ho e non sono un mago. Qual è dei due che ho trovato? Questo. Bastone con incastonatura di scintipietra blu, conferito agli stregoni che ricoprono il ruolo di cavalieri, potenzia la stregoneria, e poi abbiamo questo invece, sempre cavaliere. Scintillava, incredibile, incredibile. Dov'è la signorina di prima? O il signorino? Cos'è che era? Una stregona? È scritto stregone o stregone? No, non mi ricordo. Vi ricordate voi? No, ragazzi, dai, non tutti i maghi sono donna, per favore. Ci sono anche gli stregoni. Certo, possono avere una connotazione femminile, per carità, ma non... Non sei in grado! Non mi ero... Dove è andata? Stai un po' rompendo... Che fastidio di NPC! Ah! Guarda che stronzo! Mi sa che qua continuo così, eh? Che pezzo... Ok, no, qua è un continuo. Come faccio a fermarla? Questa andrà avanti così. Questo è un problema. Questo è un problema, è un effettivo problema. La stronza fa un giro girotondo. E il mondo però non casca. Non so neanche se eliminare sti qua abbia senso. Proviamoci. Allora, c'è una scala di là. Ah, perché io salgo da là sopra, vado di là e la attacco da lì. Vedi? Tutto tornica. Proviamo, che cazzo ne so. Torno subito, signorina, così lei mi colpisce dall'alto, io cado ma ammazzo. Ah, si può salire su questi candelabri? Eh? Su questi enormi, bellissimi comunque. Perché sto facendo ciò? Ci sono i ratti, col cazzo! Col cazzo che io muoio per... Cioè, capito? Dove è andata? È lì. Precettrice Miriam. Ok, sì, è una precettrice. Precettrice. È difficile da dire, precettrice. No, fai il buono, fai il buono. Shh, shh. No, ti do un pezzo di frutta se stai buono. Ah. Non morire. Allora, vai giù, spegni la luce, così non ci vedono. Lei ci sta cercando, la sua intelligenza artificiale ottusa. La sua vista miope. Non ci vede, non ci vedrà mai. Guarda, non ci vede. Adesso mi cado in testa. Guardala. Shhh. Ho un'idea. No, non ce l'ho. Adesso uso un bel po' di cotone, così cadendo non mi sente, e gli faccio il backstab da dietro. Così la ammazzo in un colpo e non devo più inseguirla. Sta strunz. Però lei è una maga. Lei saprà esattamente quello che sto facendo. Allora, vai giù coatto. Stai giù, cretino. Ah, non posso fargli il backstab? Bene, allora! Oh! Vabbè, avrei potuto chiuderla... Diluvio magico. Avrei potuto chiuderla con un pochino più di... Di charme, e invece non ce l'ho fatta. Siamo arrivati però in cima, no? Facciamo tutto giro girotondo per vedere. Ci ho sperato tantissimo in un muro nascosto. C'è una strana luce che viene da qui. E sento anche un tintinnio di un coleottero. Secondo me è pieno di muri nascosti questo posto. quatti quatti, come una rana. Allora, intanto ci ha dato la sua abilità, la sua magia, che è la magia, questa qua, vabbè, evoca una massa magica che scaglia proiettili nell'area. Stregoneria della famiglia reale di Caria, sembra sia stata insegnata loro dai cristallini, in occasione della stipulazione dell'antica alleanza. Ah, quindi i cristallini hanno spiegato... Minchia che casino. Quindi con l'alleanza, con il matrimonio che c'è stato, con l'alleanza che c'è stata tra la luna e l'albero, abbiamo anche avuto poi i cristallini che si sono anche messi in mezzo a rompere i coglioni, spiegando nuove abilità, triche e ballacche. Ho perso un'ora per ucciderla? Ah, madonna. Vabbè, no, dai, basta salire là sopra, no? È un personaggio stronzo, eh. Beh, sai, poi io sommi lì, magari per un mago qua... Perché il fatto è questo. Quando combatti contro la tua stessa classe è difficile. Cioè, nel senso, un mago contro un mago è tosta, perché tutte e due sulla distanza, tutte e due che fanno magia. Cioè, non è... Che cazzo c'è appeso lì? Perché c'è... No, cos'è sta cosa, ragazzi? Che è sta roba? Che cosa sto guardando? Ma che? Ma che ansia, ma cos'è sta cosa? Perché è appeso così questo? Ah! Ma l'esorcista, ma che roba? Si è ammazzato un ratto! E non muore! Non mica ma mica va giù! Ma com'è morto? Poverino. E questo secondo me va a valorare la mia tesi secondo la quale loro sono ciechi. Loro non vedono un cazzo. Secondo me questi ratti sono ciechi, non vedono una minchia. Vabbè, se li attiro e cadono giù, buono. Però devo trovare modo per salire. Come faccio a salire? E si può salire? Ah, c'è la scala di là, ok. Vado 4-4, zitto, zitto, muto, muto. I topi sono ciechi, vero? Cioè, questi topi, non i topi in generale. Secondo me però questi sono ciechi, perché a parte che si vede che non hanno, cioè, non hanno pupille, quindi, insomma. Però attenzione perché qua ce ne sono molti di più. Ah, devo andare dall'altro lato, guarda che cado come un cretino. No, era giusto. Ah! Oh, ho cacato un mattone, ho cacato. Vabbè, ma dai, ma sti cosi si animano e mi fanno il culo, dai, è palese che sti cosi qua sono fatti per prendermi. No! Depreda cadavere. E sono venuto qua sopra per niente, cioè nel senso era soltanto per pigliare questi item qua? Is this possibile? No. Talismano del seme cureleo. Cazzo, eh? Sto facendo una cosa molto rischiosa, ma io sono molto curioso. C'ho l'animo circense. Dov'è? Aumenta il recupero PA da ampone di lacrime curelee. Talismano cureleo modellato per seme dell'albero madre. Incrementa il recupero dell'albero madre. Era un tempo perfetto ed eterno. Pertanto si riteneva che non potesse esistere, non potessero esistere i suoi semi. E invece... Quando poi c'è stata la disgregazione, magari i semi sono nati come conseguenza. Una sorta di ciclo, comunque, in sostanza. L'albero appassisce, butta giù i semi fanno ripartire tutto. Poi alcuni semi però si sono contaminati ed è lì che nasce, con la famosa runa della morte, ed è lì che nascono i semi della morte. La morte dei semidei, cazzi e cazzi. Oh, giusto. Torniamo giù, perché qua non posso fare niente. Oh, c'è una strada di qua, ragazzi. Non credo, no? Cioè, siamo venuti qua sopra per fare cosa? Io come faccio a salire lì, vedete? Devo attivare quella roba, deve esserci da qualche parte una leva che ci farà scendere quella colonna con le scale giù di là, al centro di là. Che cazzo è sta cosa? Guarda sopra. Ho capito, ma non ci sono... Cioè, la vedo, è questa qua, però non ci sono delle scale per arrivare lì. Quindi immagino che quella deve andare giù di qua. Devi usare l'oggetto all'entrata? Non devo usare o devo usarlo? Cioè, per ora no, devi usare l'oggetto all'entrata. Usate la punteggiatura, per favore. Ti serve l'oggetto che hai messo sull'altare. Vedi? Ok, cerchiamolo. E dove cazzo è? Perché non lo vedo. Non so dove possa essere. Tra l'altro sto facendo fatica a vedere se ci sono degli oggetti da raccogliere sui... A parte i ratti morti sopra qua, sui candelabri. Che non so come cazzo si chiamano, però non li vedo. Non sono candelabri, come si chiamano? Roba, Matrix. Si fa più avanti? Ma sempre qua in questo... Cioè, ma sempre in questa torre? O più avanti proprio fuori dalla torre? Non è qua. Oh. Più avanti fuori dalla torre. L'oggetto non è qui. Ok. Dove cazzo è sto oggetto? Non so dove possa essere. Alle ascensori piace fare quel cazzo che vuole. E qua sotto c'è un incredibile segreto a morte certa. Quindi qua dovremmo ritornarci e al posto della precetta Miriam ci sarà chi a romperci i coglioni? Ci sarà sicuramente un altro mago quando torneremo. Perché è sempre così. Qua ci sono un sacco di statue. Carine. Abbiamo visto su, proviamo a vedere se possiamo vedere giù. Vabbè, esploriamo a sto punto l'esterno della torre, magari c'è l'NPC, magari quel tizio che ho visto era un NPC che ci dava una missione, che cazzo ne so. I don't know. Qua però non vedo un cazzo. Di là nemmeno. Spacco tutto. Non lo so. No, mi sa che qua si affoga se ci si butta giù. Wow. Scendiamo. Usciamo. Livella, quanto ho? 27.000. Va bene. Adesso usciamo, livelliamo. Ah, mi ha scrocchiato l'anca. Dovrebbe essere di qua il punto di grazia, non è vero? Eccolo. Allora, sembrerebbe l'oggetto da mettere lì potrebbe essere un calice, un crocefisso, insomma, niente di... Oddio, potrebbe essere di tutto, anche un coglione di toro, cioè, non possiamo saperlo. Nuovo livello, 30.000, minchia, siamo arrivati al fatidico numero. Mi servono 30.000 anime per aumentare di livello, porca troia. Usa selezionati, tutti e sei, vaffanculo. 30.025, per salire di livello mi servono 30.036, ho vinto! E questo bel livellino andiamo a buttarlo, io mi sa che adesso da qua ragazzi inizierei ad aumentare la destrezza e la vitalità. Cosa mi consigliate di fare? Iniziare ad alzare vitalità a 25 o destrezza a 30? Io sinceramente aumenterei la vitalità a 25 adesso, A vitalità, vero? Sì, dai, iniziamo. Ah, merda, mi serve 30.036, scusatemi. Avevo letto il contrario. Mi serve un'altra roba, uso. Pardon. Nuovo livello, eccolo qua, vitalità 21. Buono. Lui lo lasciamo qui, pregare. Eccoci. Ma come si accendono? Assurdo. Vediamo cosa c'è qua intorno, ma non credo che ci possa essere più di tanto. A parte un bel teschietto con delle rune. Nope. Di qua? C'è teschio con le rune? Ah, vedi chi c'è? Pezzo di fango. Quanto mi piace giocare a cricket con gli scarabei. Non farmi questo gioco! No! Dov'è? Vaffanculo. Pietra di forgiatura funera 3. Sto cazzo. Chi l'è? Marco! Grazie mille, bestiaccio. Ah, è vero, non ve l'ho detto. Utilizzate i punti canale. Ricordiamoci che con i punti canale vi regaliamo i giochi, bestiaccio. Il gioco del mese ancora non sappiamo quale sia, ma a breve lo decideremo. Quindi mi raccomando. Fatilo. Adesso, già che sono qua, voglio provare a vedere se si vedono... Se si vede dove è appoggiato l'albero. Ma sono sceso da cavallo all'olio cuore? Sono arrogante. Bene, come potete vedere è uno schifo. Quindi l'albero... Che sembra uno stronzo fossilizzato. L'albero è Sembra quasi un'evocazione, manca un albero. Sembra quasi non avere neanche una fisicità. Magari è spiegata sta cosa, eh? E sbuca dal mare, più che altro. Si potrà scendere questa... No. Ne. Ne, ne. Proviamo ad andare di qua. E sbaglio. Figa, sbaglio sempre tasto. Sì, si può andare di qua. No, non si può andare di qua. Si può o non si può? Si può! E lì c'è un punto di grazia. Ah. Ah. Come cazzo ci arrivo? Da lì? Oddio. Proviamo a vedere dall'altra parte. Scendendo giù di qua. Ma come cazzo faccio? Ci deve essere un modo. Forse da sopra, forse da qui si scende di là. Proviamo. Let's go, go, go. Devo vedere, ragazzi, devo scoprire, devo fare. Ma va a cacare. Minchia quanto non sopporto i maghi. Runaurea, ok, di qua. Vediamo un attimino, ragazzi, con calma si fa tutto. Senti la musica. La paura. Ok. Qua c'era un NPC. È un NPC sto qua? No, sono nemici. Ma cosa sono? Che simpatiche vecchiette. Oh! Allora? Col battipanni? Ah, mi dà fuoco, mi dà. Col battiscopa, infuocato. C'ha il fuoco vivo dentro. Hai capito la vecchietta? E quello? Ma che cazzo sto guardando? Ma cos'è? Va bene, dai, ma cosa sto guardando? Ma è super coatto. C'è un'armatura con una faccia sul petto, ma che figata di set ha? Lo voglio now. Sarà un mago. Madonna! Aia! No, 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 no. È un mago. Vabbè, poi? Guarda le vecchie, guarda le vecchie! Muori! Sera. Aia! Mica mi ha arpionato. Su cazzi tuoi poi, eh. Su cazzi tuoi poi, eh. Muori! Fighissimo. Ti prego, dammi qualcosa di tuo? No, cazzo. Bello il suo armamento, però è un mago anche lui. Tutti i maghi qua, beh, giustamente siamo nella loro terra. Ma perché continua a sbagliare tasto? A tirare fuori il binocolo anziché il cavallo, il fischio, cazzarola. Oh, c'è un punto di grazia. No, guarda cosa vedo nei miei occhi. No, no. Minchia ragazzi, sto soffrendo. Io non... Ecco, quei cosi li detesto. Quei cosi a est, ci sto combattendo, ragazzi, non è possibile. Io non so chi... Bellissimo il design di quei carri armati ambulanti, per carità, ma è proprio sbagliato il concetto. Sono impenetrabili, a meno che li colpissi alle spalle. E arrivarci alle spalle è quasi impossibile. Allora, con calma, con calma. Perché sicuramente deve esserci un modo per andare dall'altra parte. Qui intanto vediamo... Ma che cazzo sto guardando? Qui c'è una specie di rituale, non so cosa... L'allegra con me. Ecco, vedete qua, questo è quando la chiesa, quando c'è il piccolo cotolengo che va a fare raduno in montagna. Ecco, è esattamente questo che succede poi. Crocefissi, gente appesa. Questa è una spada? Questa è una spada? Questa è una spada, ragazzi. Ma che figata! Ma è una spada? Questa è una spada. Ah, è un villaggio di sti qua. Posso evocare. Evoco. Hai evocot. Sono le 23, non importa, andiamo avanti. Posso, mi intrometto, eh. Tanto i miei arcieri fanno il loro dovere. Con calma. Vediamo se trovo magari un po' del loro armamento. Aia. Fuoco, dammi la forza. Questi sono belli tosti, eh. La loro armatura mi piace un po'. Porca puttana, meno male che c'ho gli arcieri. Sembra che facciano, sì, una sorta di streghe proprio, queste molto classiche. Fiamma purificami. Ok, sono dei piromanti loro. Venerano le fiamme. Vediamo se leggendo magari la loro magia mi possono dire un po' chi cazzo sono. Donami la forza. Incantesimo dei monaci del fuoco. Ok, sono i monaci del fuoco. Genera un fuoco interiore che dissipa le tossine, riduce l'accumulo di veleno e marcescenza scarlata. Bello, però non lo posso usare. Oltre a curare gli effetti di questa alterazione. Questo incantesimo marchia le pelle dell'esecutore con lievi ustioni, simbolo del rispetto dovuto alla fiamma. Bellissimo. Infonde il potere rinvigorante della fiamma, incrementando la potenza degli attacchi fisici da fonda affinità di fuoco. Non brucia l'esecutore, bla, stessa roba. Bello, quindi loro sono gli adepti alla fiamma. Wow. Hai 6 semi d'oro, potenziati le ampolle. Come ho 6 semi d'oro? Veramente? Grazie che me lo dite. Minchia, ho 6 semi d'oro. Mi potenzio le ampolle. Dite, allora, cosa c'è di più satanico di vedere un caprone in mezzo a delle lumache di fuoco con l'erba che brucia, con le farfalle? Ma questo è un quadro. Guardate che roba, è bellissimo. Guardate che meraviglia. È spettacolare sta cosa. Guarda, beh... Madonna! Punto di grazia, ma è quello di prima. Yes, it is. E poi qua c'è questo, che non so cosa sia. Le lumache di fuoco non le ho mai uccise. Ho paura di loro. Molto semplicemente. Guarda le loro potenze. No, mi prendi il cadavere... Grazie, ok. Che musica è? Ma che? Statuetta di Marika addirittura? Gli sviluppatori pensavano che qua si potesse morire più volte. Ah, per quello! Tutto torna. Minchia, minchia. Ci provo. Ah! Allora, non so se sia saggio... Ecco. Madonna. Vedete, non lo si può uccidere a meno che non si colpisse alle spalle. Minchia, che meraviglia però sto affare, eh. Veramente fighissimo. E bocciolo di fuoco. Ok, ah, li droppano tutti. Buono. Ok, stiamo andando avanti, però non so se sto facendo la cosa giusta. Cioè, nel senso, non so se sia la cosa giusta da fare, ragazzi. Sarebbe secondo me intelligente per ora fermarsi qua. Aspetta che qua sicuramente c'è un dungeon. Qua sicuramente c'è un dungeon, me lo sento. Questo boschettino qua. Guarda che c'è un cadavere. E chi è? Chi l'ha uccisa sta qua? L'ho uccisa io. L'ho uccisi io, no? C'è stato un ospitato omicidio. Indaghiamo. Ah, c'è un orso, ok. Ecco chi li ha uccisi. Che? Ah, 2 orsi. Che cazzo di spavento. Porca trota. Carne bianca, essiccata, immunizzazione, roba contro il veleno. Why? Ma cosa c'è di qua, ragazzi? Cosa stiamo per trovare? Dove porta questo sentiero? A niente. Non è vero? A un cazzo. Dove siamo? Ah, siamo qua. Vabbè, ma sì, ma non c'è un cazzo. E invece no, guarda lì che ci sono delle statue giganti. E aspetta, non solo statue giganti. Oh, fermi tutti. Ma guarda chi c'è. Sono tornati, però loro non sono evocazioni. Attenzione, allora quelli che erano giù erano evocazioni. Ho il loro set, ragazzi. Volendo ho tutto il loro set. Eccoli qua! Cacciatori ancestrali! Ma... potrebbe essere l'ingresso? Fermi! Sento uno strano suono. Sento un orribile strano suono. Rovine del palazzo di Huld. Che è? Ci stiamo avvicinando all'albero... Sento come dei fulmini. No, maledetti, vaffanculo. Ecco, non li sopporto. Bellissimi, ma insopportabili. Guarda. Sono inschivabili queste frecce, ragazzi. Sono fatte apposta proprio. Questa è una guerra civile. Mi ha preso da un chilometro perché queste frecce inseguono il nemico. C'è proprio scritto. Guardate che meraviglia, guardate cosa sono diventato. Sarebbe carino tornarci di notte. Non si vede un cazzo in sto posto comunque. Non si vede un cazzo, ma non con la C, con la K. Allora a sto punto andiamo a cavallo. Col cavallo sarò sicuramente in grado di schivare quelle frecce. State a vedere. Visto? Beh, qua sotto sicuramente non viene. Sento un terremoto, io non so. Salve! Posso arrivare dallo stronzo? Ma quanti cazzo? Madonna mia, ma come, dove mi sto incastrando? Sono tutti arcieri poi. Mamma mia, non morire, non morire, non così, fermi, buoni! Sono tutti arcieri, cazzo. Mezzo metro di freccia infilata nel culo. Via! Stava per prendere la freccia. Ok. Vediamo se mi nascondo di qua. Ok. Madonna. Deve esserci in qualche modo una strada per salire di là. Possibile? Molto possibile. Molto probabile. Ma che casino. Veramente tutta sta strada mi devo fare per arrivare da quell'arciere. Mi sembra strano. Però pare di sì. Di qua? Andiamo? No, ma mi sa che sto facendo una strada sbagliata. Boh, non lo so. Dai, mi serve un... Dammi un punto di grazia, porca miseria. Allora, lì abbiamo l'accademia. Ok, c'è un punto di grazia. Ah, siamo tornati qua. Tutti mi ho fatto tutto il giro. Ma porca troia. Siamo ritornati qua. Vabbè ragazzi, allora dai, la prossima volta esploreremo. Aspetta che ammazzo nobili di professione. Guarda che bello quell'alberello lì col cimitero. Ci ritorneremo qua. Bellissimo, bellissimo. Quindi fatemi capire bene, qual è il nostro obiettivo adesso? Arrivare là. Cioè, seguendo la trama devo salire là sopra, giusto? O è opzionale arrivare alle due dita e attivare il potere di quelle rune? Vado, o dovrei andare direttamente da Radahn? Da Radagon, Stura Lavandini. Cacciatore di Casper. La runa di Rennala è già attiva, Dino. Ok. No, però comunque solitamente le rune le abbiamo portate alle torri, dove vengono poi... Non lo so, vengono date ai senza dita, alle dita, non ai senza dita. E a quel punto vengono attivate in qualche modo, o consegnate a quello che è. Non lo so che cazzo è. L'abbiamo già fatto, ragazzi, non mi ricordo cosa... L'abbiamo fatto qua, non mi ricordo neanche più cosa l'abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatto 1000 anni fa. Torre Divina di Sepolcri. Le torri divine sono presenti in ogni zona. La vecchia ci aveva detto, alla tavola rotonda, quando trovi una runa maggiore, portala alla torre divina. Una volta che l'abbiamo utilizzata per i cazzi nostri. Ed è quello che voglio fare, qua c'è un'altra torre divina, capito? Ingresso della sala studio... A meno che questo sia la sala studio e non una torre divina. Che cazzo ne sono? La roba sembra uguale. Ah, già che ci sono utilizzo, mi potenzio le ampolle. Le ampolle alla tavola rotonda, giusto, giusto. Allora, facciamolo adesso, va. Aggiungi carica. Semi d'oro, via. Aggiungi carica. Ok, penso di non poterlo più fare. Se mi danno è sufficiente. Ok, abbiamo altre 2 ampolle. Quindi adesso ho 2 ampolle. Quante ampolle di... Credo di avere 6 ampolle. 8 ampolle sulla vita e 1 ampolla sui punti A. Punti B e punti A. Buono! Bestiace! Bella, bella pregna questa puntata. Esplora la palude e l'accademia. Sì, è quello che farò, ma su off screen, ragazzi. Perché altrimenti non la finiamo più. Lo sapete. Dino, non puoi andare in quella struttura, mi pare ti serva un oggetto che recuperi seguendo una quest. Appunto, è quello che voglio fare, voglio trovare quella quest lì, voglio poter fare quella quest lì, insomma c'è un po' di roba... C'è un po' di roba da fare. Dino, vai dalla tartaruga, ancora. E torniamo dalla tartaruga. Per fare? Sta dormendo, poverina. Ah, posso dargli il... Consegniamogli la pergamena. L'eresia non nasce con questo mondo, né è un mero prodotto. Del resto non può essere combinato. Consegna la pergamena dell'Accademia. Molto bene, diciamolo tutti insieme. L'eresia non... Ah, è sempre la stessa roba. Quindi studia stregonerie e qua abbiamo... Vabbè, tutte le stregonerie di scintipietra, la pioggia di meteore, la scintilama magica, che ha senso perché abbiamo sia le stregonerie di scintipietra sia le stregonerie cariane, appunto perché qua c'è l'unione di tutta la magia studiata. Offre anche bestiario, abbiamo breviario di sacriderma e di culto draconico. Oddio, non so se dargli il culto draconico. Vabbè, diamo il culto draconico. E diamogli anche questo. Studia stregonerie e studia incantesimi. Belle, non ne potessi usarne una. Dono benedetto, evoca una benedizione che abbraccia l'esecutore e gli alleati vicini. Questo già lo conosco, quindi si evoca il potere dell'albero madre. Un tempo le benedizioni cadevano come lacrime dall'albero madre, vedi? Ma questa magia non è altro che un eco del loro potere. Noi nell'ampolla protettosa mettiamo la rugiada essiccata dell'albero madre, che appunto ci dà potere di benedizione, ci ripristina quello che poi noi decidiamo di fare. Poi qua abbiamo incantesimo degli adepti del drago antico della capitale, evoca una lancia folgorante che scagli davanti all'esecutore, la carica genera un dardo elettrificato. Molto tempo fa Godwyn, l'aureo, sconfisse il drago antico Fortisax. Che nome di merda, ma sviluppò nei suoi confronti un affetto fraterno, e certo. Giungendo persino ad alimentare il culto del drago antico nella capitale. Godwyn, il dio della morte, se possiamo definirlo così, tra l'altro una delle divinità più... sulla quale io ho posto un punto di domanda, perché abbiamo trovato anche la sua, il suo ciondolo, la sua postilla. La sua pustola, scusatemi, sotto Gran Tempesta. Boh, strano. Sviluppò i suoi confronti. Vabbè, ha ucciso questo drago. Molto tempo fa ha sconfisso un drago. Ah, queste sono proprio tutte abilità prese da Fortisax, dalla battaglia tra Godwyn e Fortisax. Quindi troveremo Fortisax prima o poi che farà la guardia a quello che sarà Godwyn in qualche modo, sicuramente. Poi abbiamo la Nera Fiamma che proietta una sfera. Nera Fiamma è gravosa, dopo aver indotto danni... Continua a ridurre i PV dei nemici. Incantesimo nella nera fiamma impiegato dagli apostoli del Sacriderma. Vabbè, apostoli del Sacrisperma, poi... Basta? Non ci dà nient'altro. Va bene. Continueremo poi, ragazzi, da qui la nostra missione, la nostra esplorazione. Va bene? Le fiamme nere bellissime e fortissime. Sì, sì, ma non mi interessa a me queste robe... non mi interessa a me la stregoneria. È troppo facile la storia. Schiacci un tasto, partono robe, muoiono nemici. Bah, no. Fate i bravi, va bene, bestiace? Allora, adesso noi chiudiamo. Facciamo i nostri 15 minuti di chiacchiere. E invece per chi sta andando, buonanotte, come al solito. Vi ricordo di utilizzare i punti canale, va bene? Normalmente una runa maggiore è disattivata e se leggi la descrizione ti dice quale torre visitare per riattivarla. Ah, grande Gabri, cazzo, potevo farlo adesso per attivarla, ma in questo caso la runa è già attiva, quindi non devi visitare nessuna torre. Ah, ok, quindi se vado quella torre che cazzo serve allora? Vabbè, non mi rispondete, non lo voglio sapere, se no è spoiler. Effettivamente ci sarà qualcosa, ci sarà una boss fight, ci sarà un personaggio a sto punto, se non serve ad attivare quella. La runa di Rennala serve solo per la rinascita. Sta cazzo di Rennala. Buonanotte, buonanotte a chi sta andando. Non c'entra con la torre, ma dovresti proprio dare quelle 10 rune al maghetto all'inizio della zona. Quello della chiesa fuori dal castello di Godrick. Sai che non mi ricordo di chi tu stia parlando? Dovresti proprio dare quelle 10... Quali 10 rune, scusami? Lo vedrai. Ok, quello sì. Il mago pelato. Non mi ricordo... Vabbè, il mago pelato... Ma chi cazzo è, ragazzi? Ditemi un nome. Cioè, perdonatemi. Come faccio a vedere poi che il mago è pelato? C'è sempre in faccia capelli ridicoli. Lo sfondo, ragazzi, lo sfondo che vibra è per via della fotocamera, della luce. Perché io ho una luce davanti, c'ho i nanolift che sono delle luci del cazzo che fanno ambiente. Che quando sono accese si riflettono sulla parete di qua e la telecamera mi sfarfalla. purtroppo. Non so come... dovrei spegnerle, ma se le spengo non si vede poi un cazzo. Te lo sei già dimenticato, non hai voluto dargliele. No, mi trema anche la cam perché sto muovendo il piede. Ok, tiro via le mani dal tavolo. Quello seduto al lato destra, a destra. Ma a Godrick? Al castello, a Gran Tempesta? Ma dove? Appena esci dal castello vai a sinistra. Non mi ricordo un cazzo, ragazzi. Non mi ricordo un cazzo. Nella chiesetta, non mi ricordo, ragazzi. Sì, devo cambiare il tempo d'esposizione. Grazie, Doctor. All'inizio di Lurnia. Allora, è all'inizio di Lurnia o all'inizio di Gran Tempesta, ragazzi? Decidetevi. La prima chiesa uscito dal castello a sinistra. Allora, non è al castello. È la prima chiesa dopo il castello. Sì, che c'è quel cazzo di mago lì. Ma quel mago lì... cioè... cosa c'entra adesso sto qua con la nostra narrazione? Cosa devo fare con lui? Mi darà una quest che io non ho accettato. Ah no, mi chiedeva delle rune, sì, mi chiedeva 10.000 rune. Ecco perché mi avete detto le 10.000 rune. Se gli do 10.000 rune, lui cosa mi dà? Chiede la chiave per entrare all'accademia? Ma no, mi chiedeva delle rune, mi ha chiesto un prestito. Non 10.000 ma 10? Ah, 10. Beh, perché 10.000 col cazzo. Ma quindi volete che lo uccida? Ma perché? Vabbè, lo ucciderò, ragazzi. Lo ucciderò molto duro. Vuole due spicci? E gli do due ceffoni. Spicci vuol dire ceffoni? E poi dici di cercare e dargli la chiave. La chiave l'ho già trovata. La chiave per l'accademia. Ah, probabilmente in questo modo lui sarebbe potuto andare all'accademia e noi l'avremmo incontrato lì, magari. Ma saranno cazzi suoi se la fa a piedi e non mi rompe i coglioni? Posso essere sincero? Che questo figlio di puttana io non lo voglio più vedere, non mi interessa un cazzo. A meno che mi serva per una quest importante, io questo stronzo che mi chiede soldi e basta, e mi chiede soldi e mi chiede anche una chiave, se ne va a fare in culo, perché io il pellegrino di sto cazzo che devo, non mi interessa. Si faccia i cazzi suoi, vada dove deve andare, ammazzi lui il drago per andare all'accademia e faccia lui. Non che viene da me... 10 monete, per favore. La chiave per entrare... Lo fai tu, cazzi tuoi. Devi dargli le rune, non fustigarlo. Ma dargli le rune in gergo non vuol dire dargli... Ti serve una seconda chiave. Devi leggerti il dialogo. Sì, no, mi ricordo, ragazzi. Adesso sto anche scherzando. Non mi ricordo cosa... Cioè, non mi ricordo se lui voleva andare all'accademia o che... Tra l'altro, gli stregoni mi stanno tutti sul cazzo, perché ad esempio vi racconto di un altro personaggio, che lo potete vedere appunto su Offscreen, la serie su YouTube. Intanto metto un po' di musica di sfondo. Questo tizio, di nome Selivus, che io ogni volta lo chiamo Silvanus, per colpa di Andrea, che una volta l'ha chiamato Silvanus, e da allora io lo chiamo Silvanus pure io. Anche perché Selivus è un nome del cazzo, o Selivus o Selivus, non ne ho idea. Fatto sta che questo tizio qua, che è un mago importantissimo, che ti fa delle quest importantissime per Ranni, scusatemi, Ranni, non Renna, perché c'è Ranni, c'è Renna, c'è Rennala, vaffanculo, per la figlia di Rennala, appunto, abbiamo scoperto. Cosa fa? È uno stronzo che ti prende ad insulti, in sostanza. Cioè, appena la vedi ti dice: ah, ma tu sei lo stronzo che ha aiutato il lupo, sei quello senza intelligenza, sei quello senza intelletto, quello senza iniziativa, non meriti un cazzo. Mi fai un favore però, mi fai questo, questo e quest'altro. E mi raccomando, fallo bene e quando hai fatto torna qui e dimmi che l'hai fatto. Cioè, proprio è quel personaggio lì, è quel personaggio che ti deve stare sui coglioni. Che mi ha chiesto pure una cosa strana, ma vedrete poi appunto nel gameplay su YouTube. Quindi io sto avendo dei rapporti, l'altra maga che ho incontrato è una incatenata che fa: ah! così tutto il tempo, ti avvicini, cerchi di aiutarla, di spezzare le catene, fa stronzo, gli escono magie, mi spara e poi io la colpisco e lei dice ritorneremo. Fate voi. Poi ce n'è un'altra maga che non so che... Cioè io sto odiando i maghi in sto cazzo di gioco, non li sopporto più. Silvanus è odioso, sì. Quella delle pozioni? Sì, quella della pozione, ma ha fatto la missione, però non so ancora nulla, quindi state zitti, eh. Niente spoiler. Sì, l'unica è Ranni, però vabbè, simpatica, ragazzi, sta lì muta. Solo perché è la tipina del cazzo del gioco che... Però non è che fa qualcosa, cioè nel senso, per adesso non so che personaggio sia, non so che cosa, so solo che è una strega incredibile, tutto qua. Ranni è la waifu definitiva, sì sì, come l'altra che era quella di Bloodborne, come quella di Dark Souls. Sei proprio debole, Andrea. Sei proprio debole, e non solo. Tu usi e basta. È uno schifo, tu non ti affezioni alle persone. Non ti affezioni ai personaggi. Ti dovresti vergognare. L'automa vince sempre. È strano perché fino a 5 secondi fa te l'hai riscordato l'automa. Vergognati. Vergognati. È una bambola Ranni, sì, una bambolina messa lì così. Tra l'altro ogni tanto collassa dal sonno, è narcolettica, poverina. Quando ritorna lì che... Però vabbè. Il maniaco con l'impermeabile di... Sì, sì, il maniaco con l'impermeabile, lui. Vorrei tanto spoilerare, ma non ho il gioco e non vedo altri gameplay tranne il tuo, quindi niente. Cazzo The Python, ti sei perso l'opportunità. Sono appena entrato, ora che si fa? Un cazzo, ora ci si saluta. Bestiacce, fate i bravi, fate i buoni. Noi ci vediamo domani alle 21:30 con... Dovrebbe esserci Ghostwire Tokyo, la nuova esclusiva da Sony. Quindi siateci che... No, in realtà non è vero un cazzo, perché Ghostwire Tokyo non esce domani, quindi sto dicendo una vaccata. Perché il gioco mi arriva il 25, che non è, domani non è il 25, domani è il 23. E l'uscita del gioco è il 25, che è venerdì. Quindi c'è Kirby venerdì e insieme a... Non sto capendo un cazzo, fermi. Allora, uscita Ghostwire Tokyo. Comunque noi ce lo godiamo, ce lo vediamo, perché potrebbe essere anche il gioco del mese, eh. Allora, videogioco d'azione e avventura in sviluppo da Tango Games, che è pubblicato da Bethesda Software, quindi sarà per forza un bel giocone buggato. Il 25, e va bene. Mentre Kirby, quando... il 25 cosa abbiamo detto? Venerdì. Kirby invece... Kirby quando cazzo esce? Se esce pure il 25 anche lui. Il 25. Ah! Niente, giocheremo o a Kirby o a Ghostwire Tokyo, molto probabilmente Kirby. Perché Ghostwire Tokyo, ragazzi, per quanto bello sia, non è un post apocalittico con un pupazzino rosa che succhia e succhia, quindi giocheremo a Kirby, che viene anche qua Andrea. Ma non esce oggi in teoria, esce il 25. Ti sei confuso tu Andrea, esce venerdì. Esce venerdì e insieme a Kirby. Quindi niente. Vabbè, bestiacce, domani poi vedremo che cosa fare. Potremmo anche andare avanti in Elden Ring, magari. E poi giovedì... E poi giovedì fare... Non mi ricordo, la programmazione comunque è su Discord. Andate su Discord, fate, utilizzate i punti canale, ormai lo sapete. E lo sapete, ragazzi, lo sapete. Adesso ci organizziamo, comunque state sui social che vi diremo tutto. Fate i bravi, fate i buoni, spero vi sia piaciuta questa nuova puntata di Elden Ring. Bello, sta diventando sempre più bello il gioco, sempre più variopinto. Utilizzate, cioè andate anche su YouTube che c'è la off screen, la serie parallela. Io vi ringrazio di cuore, ragazzi, veramente grazie per la compagnia, grazie per il vostro supporto. A tutti i Patreon che hanno prenotato il fumetto, vi ricordo che a breve, se tutto va bene, entro questa o la prossima settimana riusciamo a pubblicare il fumetto. Poi comunque quando sarà ve lo diciamo a tutti quanti, noi vi avvisiamo in pompa magna, facciamo un evento incredibile. Mi dispiace che non vi abbiamo più detto un cazzo su Patreon, però comunque adesso magari scriveremo qualcosina giusto per annunciare le date specifiche, perché dobbiamo prepararci e quindi basta in generale. Grazie anche e soprattutto a voi Patreon che ci state aiutando e ci avete supportato con il nostro fumetto Zero. Vi ricordo che si chiama Zero. Grazie di cuore bestiacci, vi voglio bene. Domani ci vediamo domani. Riposate, dormite bene. Buonanotte. Faccio l'uscita di scena con la musica che si abbassa. Ma che schifo è, vabbè. Buonanotte.